tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Scontro tra due auto in un incrocio a San Lazzaro di Fano. Tre persone finiscono all'ospedale. Furti nelle auto in sosta, ladri rovistano all'interno di tre vetture. Nelle Marche, via libera ai cimiteri per animali e così Fido potrà riposare in pace anche in giardino. A Pesaro un ciclista di 71 anni, partito da Fano, cade in una buca e finisce in ospedale. Matteo Salvini giovedì sarà a Fano, il vice premier sosterrà la candidata del centrodestra Lucia Tarsi. Le elezioni per eleggere il nuovo direttivo della Carnevalesca, presentata solo una lista, scontata dunque la rielezione della Giammarioli. A Fossombrone, vincita record al gratta e vinci, il super fortunato si porta a casa 5 milioni di euro grattando un tagliando da 20 euro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto, benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. Questa è l'informazione sul canale 17, Occhio alla Notizia. E partiamo dalla cronaca. Andiamo nel quartiere di San Lazzaro a Fano, dove nella tarda mattinata di oggi due auto si sono scontrate in un incrocio e tre persone sono finite in ospedale. Grave incidente stradale a Fano nel quartiere San Lazzaro poco dopo le 11 di questa mattina. Due auto sono entrate in collisione, sembrerebbe per un mancato rispetto del rosso al semaforo, ma le dinamiche sono ancora in fase di valutazione da parte della polizia locale di Fano, che è intervenuta sul posto per i rilievi di legge per regolamentare la circolazione. Una Peugeot Station Wagon 308 condotta da un fanese di 39 anni con a bordo una passeggera di 42 anni ha violentemente urtato contro una Mazda con alla guida un residente di Mondolfo di 36 anni. Entrambi i tre occupanti dei veicoli sono stati trasportati al pronto soccorso di Fano, non in gravi condizioni, dopo essere stati assistiti dal personale del 118, arrivato con due mezzi sul luogo dell'incidente. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano, che ha dovuto estrarre dalla Mazda il suo conducente, rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'auto, e mettere in sicurezza i veicoli, che sono stati poi rimossi con il carro attrezzi. Anche la sede stradale è stata poi in seguito bonificata a causa dei liquidi fuoriusciti dalle parti meccaniche delle due autovetture. E a San Lazzaro, sempre nel quartiere San Lazzaro, un nostro reporter di strada ci ha segnalato diversi furti compiuti nella notte a danni delle auto parcheggiate. Segnalazione arrivata da un nostro reporter di strada questa mattina in via Zacconi, zona San Lazzaro Fano, a seguito di uno spiacevole episodio di tentato furto e aperture delle vetture presenti nella via residenziale. In particolare, le tre macchine coinvolte sono state aperte senza segno di scasso o forzatura delle portiere. Uno dei proprietari ha ritrovato l'auto completamente aperta con vari oggetti sparsi all'interno dell'abitacolo. Come ha ritrovato l'auto? È completamente aperta e tutti gli oggetti interni erano sotto sopra e praticamente anche il bagagliaio tutto sotto sopra, senza scasso, senza rovinare l'auto. La seconda volta, un vicino di casa è la terza, quella di fronte a casa mia, la signora, è la terza, anche lei. Purtroppo non sappiamo come comportarci, ci sentiamo impotenti. Lei ha segnalato questo episodio? Ho segnalato la cosa ai carabinieri. Ha ritrovato tutti gli oggetti presenti o gli hanno rubato qualcosa in particolare? Ho trovato tutti gli oggetti, sì, sì. Quello non è... Evidentemente cercano oggetti di valore o di oro o qualche cosa che... di più importante. Episodi di questa entità sono accaduti, da come ci ha spiegato il cittadino, diverse volte anche in diverse zone della città. In questa zona, anche il Foro Boario, nella San Lazzaro, abbiamo saputo che altre auto sono state aperte con lo stesso metodo, praticamente senza scasso o quantomeno da qualcuno hanno rotto il vetro.
però da noi solo scasso, solo senza scasso. Via libera nelle Marche ai cimiteri per animali di affezione. Li prevede la proposta di legge approvata dal Consiglio regionale a iniziativa di Marzia Malaigia e Sandro Zaffiri della Lega e Luca Marconi dei Popolari Marche UDC. La proposta detta criteri e disciplina le modalità per realizzare cimiteri dedicati agli animali da affezione. Sia da parte di enti pubblici, sia di associazioni private o da privati cittadini con confini comunali o intercomunali. La sepoltura sarà possibile a condizione che ci sia un certificato veterinario che esclude il decesso per specifiche patologie trasmittibili all'uomo. Approvato anche un emendamento proposto dal consigliere del PD Fabrizio Volpini, contrario il Movimento 5 Stelle Sandro Bisogni, che prevede la possibilità della cremazione. La proposta di legge riguarda le specie zoofile domestiche, quindi cani, gatti, criceti, uccelli in gabbia, cavalli sportivi e altri animali di piccole dimensioni, nonché gli animali certificati CITES, tra cui quelli a rischio estinzione. Nei cimiteri per animali non saranno consentite opere murarie e simboli religiosi, ma solo la posa a terra di una targa ricordo delle dimensioni massime di 20 cm per 20. Gli animali potranno essere seppelliti anche nei giardini o negli orti privati, previa dichiarazione dell'ufficio veterinario. La Giunta regionale delle Marche dovrà approvare adesso entro 6 mesi un regolamento attuativo della normativa. L'individuazione dell'area deve essere preceduta da uno studio e da una relazione sanitaria. Il gestore sarà obbligato poi a tenere un registro delle sepolture. A Pesaro questa mattina c'è stato un brutto episodio capitato ad un gruppo di ciclisti che è partito da Fano, poi quando è arrivato a Pesaro a un certo punto uno del gruppo ha preso in pieno una buca ed è finito a terra ed è stato portato in ospedale. Un ciclista questa mattina in sella alla sua bicicletta è caduto in una buca in Viale della Vittoria a Pesaro, poco prima del parcheggio Il Curvone, forando il copertone della ruota anteriore. Al momento dell'urto, il 71enne ha sbattuto la testa sul marciapiede, lato destro della carreggiata, procurandosi una ferita alla fronte e lesioni sugli arti superiori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, dove hanno trasportato il 71enne al San Salvatore per le medicazioni e controlli. Il gruppo di ciclisti, partito da Fano, erano diretti a Riccione. La buca, invece, è stata tempestivamente ricoperta. È stata approvata all'unanimità oggi in Regione una risoluzione che accoglie la mozione presentata come primo firmatario dal consigliere Boris Rapa e con la quale impegna la Giunta regionale ad avviare un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferrovie Italiane per la predisposizione di un progetto di fattibilità finalizzato all'arretramento dalla costa della linea ferroviaria. Questo atto potrebbe portare ad una soluzione strategica, dunque definitiva. Soddisfatto il consigliere Rapa, che ha detto l'arretramento della ferrovia è il futuro, dichiara. Liberare la costa significa dare spazio ad enormi potenzialità economiche, turistiche e modernizzare la mobilità dei territori. Il centrodestra vuole ripristinare la linea ferroviaria Fano-Urbino, un progetto possibile secondo la candidata a sindaco Lucia Tarsi, seguendo l'esempio della Val Venosta. E mi viene anche da dire che forse se questa ferrovia, invece di chiamarsi Fano-Urbino, si fosse chiamata Pesaro-Urbino, sicuramente sarebbe già decollata e sarebbe già funzionante. È un attacco al Partito Democratico quello di Lucia Tarsi, candidata a sindaco di Fano, contraria al percorso ciclabile accanto ai binari ferroviari. La scelta giusta, secondo il centrodestra, sarebbe invece il ripristino della ferrovia Valmetauro a vantaggio di cittadini e turisti. A conferma del progetto, nella sede elettorale di Piazza 20 Settembre, è stato illustrato il successo del caso Val Venosta, preso come esempio e come modello da seguire. La Fano-Urbino, secondo Tarsi, rimarrebbe la sola occasione per proiettare la città e la sua vallata nel futuro, creando nuove opportunità di lavoro, destagionalizzando il turismo e incrementando la mobilità sostenibile.
Il costo del ripristino, ha dichiarato Bellagamba, presidente dell'associazione Ferrovia Valmetauro, si aggira attorno agli 87 milioni di euro, ma più si aspetta e più aumenta il rischio di perdere i finanziamenti dello Stato. In realtà la volontà di non far decollare questa ferrovia è sicuramente una volontà politica. Una volontà politica di chi ha capito che la ferrovia sposterebbe il baricentro dalla Valle del Foglia alla Valle del Metauro. Quindi il baricentro della provincia inevitabilmente diventerebbero Fano e Urbino, i due poli. All'incontro era presente anche l'ingegnere Marco Stabile, direttore della ferrovia Val Venosta, dismessa nel 1991 e riattivata nel 2005. Oggi trasporta 3 milioni di viaggiatori ogni anno ed è talmente utilizzata che è in corso la sua elettrificazione al fine di raddoppiare la potenzialità di trasporto. I treni sono troppo pieni, la gente quindi risponde positivamente alla riattivazione della linea ferroviaria e questo ci obbliga in qualche modo a pensare al sviluppo futuro della ferrovia e l'elettrificazione è l'unica possibilità oggi. Ecco, e quanti abitanti conta la Vallata? La Vallata ha un bacino di utenza molto limitato, sono 40.000 abitanti e questi fanno oltre il 90% del traffico quotidiano. Poi abbiamo il periodo turistico, i turisti per l'appunto, ma rappresentano un numero limitato, diciamo globalmente meno dell'un terzo dei viaggiatori che fanno lo zoccolo duro di tutta la stagione. Io non sono il sindaco che vuole assolutamente inaugurare, io vorrò essere il sindaco che lascerà a chi verrà dietro di me il piacere di inaugurare qualcosa. Il premio Nobel per la pace 2006 Muhammad Yunus sarà a Fano per assistere all'anteprima mondiale dell'opera 27 dollari, in programma lunedì 20 maggio prossimo alle 18 al Teatro della Fortuna. Prima dello spettacolo il celebre economista bengalese sarà ad Urbino per inaugurare all'Università degli Studi Carlo Bo lo Yunus Social Business Center, un centro dipartimentale di ricerca sul tema dell'impresa e dell'economia sociale, facente parte proprio della rete internazionale degli Yunus Center. E giovedì in piazza a Fano verrà il ministro Salvini a sostegno della Lega e per la campagna elettorale a sostegno del centrodestra. Giovedì prossimo in piazza 20 settembre a Fano il ministro dell'interno Salvini verrà nella città della Fortuna in veste di leader di partito a sostegno della Lega e della coalizione di centrodestra. È quanto ufficializzato questa mattina in conferenza stampa del partito. Importante per noi perché significa che il lavoro che abbiamo fatto sul territorio è un lavoro di gran pregio, 130 candidati in tutta la provincia. 7 candidati sindaco, quindi diciamo un grande impegno della Lega in tutta la provincia e ovviamente la partecipazione nelle 3 città principali con lista Lega. Matteo Salvini viene a Fano a sostegno della nostra candidata sindaco Lucia Tarsi, sarà presente sul palco insieme ovviamente alle 24 persone che fanno parte della lista Lega. Alla presenza del vice premier verrà illustrato il programma, tra i temi ricorre quello della sicurezza, tra cui la lista garantisce il ripristino H24, della prevenzione dei controlli della polizia, rinforzare il commissariato di Fano, l'istituzione dei vigili di quartiere, controllo del vicinato e sicurezza delle scuole grazie a un decreto emanato dal governo che permette di destinare alla città della Fortuna uno stanziamento di ben 34.000 euro di fondi per il contrasto delle sostanze stupefacenti all'interno degli istituti. Spero tanto che il sindaco Seri gli dia le carte perché la città di Fano insieme alla città di Pesaro e la città di Ancona sono state messe all'interno di una graduatoria e dentro il 30 di maggio dovranno presentare il progetto per ricevere il finanziamento. Tra le proposte inoltre i leader chiederanno al ministro nuovamente di ristabilire una squadra investigativa, tema ricorrente anche quello della sanità, rimarcando il concetto della contrarietà a una
sanità privata e rafforzamento invece del presidio pubblico. Poi ancora degrado generale della città, ribadito Magrini, e la mancata programmazione continuativa degli eventi. Sul fronte del commercio, la Lega invece ha stilato un programma dettagliato sulle attività commerciali del centro storico, in quanto la situazione dei dati in cui si presenta Fano hanno ribadito inquietante. Punto importante in cui si focalizzano riguarda invece le infrastrutture, ovvero la ristrutturazione dello stadio Mancini e la istituzione di un nuovo palazzetto dello sport. I candidati poi hanno fatto anche il punto della situazione replicando gli attacchi della lista Noi Città. Non ci siamo mai permessi di definire qualcuno peggiore o migliore di noi e questo lo troviamo estremamente offensivo. Se poi vogliamo entrare nel merito, la lista della Lega è fatta da 24 donne e uomini che sono persone sicuramente valide, persone che non hanno nulla da nascondere come tutto il resto dei candidati e che hanno raggiunto nella vita importanti traguardi professionali e personali. Quindi la definizione peggiori proprio non la vogliamo ricevere. Ed ora parliamo invece delle prossime elezioni all'interno dell'ente carnevalesca, perché la lista è stata presentata soltanto una lista e dunque pare scontata la rielezione dell'attuale presidente, Maria Flora Giammarioli. Si preannuncia insomma, una proforma l'elezione a giugno? Sì, pare di sì, questo non è che mi faccia piacere ovviamente, però evidentemente non sono state trovate persone disponibili a mettere in campo tanto rischio per organizzare il carnevale, perché il carnevale non è una passeggiata, ci sono 20 persone o comunque persone che entrano in consiglio che rischiano in solido improprio, che rischiano penalmente, civilmente, quindi posso capire che non è semplice mettere insieme una squadra di persone veramente interessate a questo, perché come dico i rischi sia economici che penali sono tanti. Insomma, quindi le polemiche ci sono state in queste settimane, tanto rumore per nulla. Ma in tutte le elezioni ci sono polemiche, no? Quindi questo penso che sia normale. Di conseguenza, vabbè, accettiamo quello che arriva e noi andiamo avanti. Allora adesso, espletata questa formalità, si pensa già sprombattuto a quella che sarà l'edizione 2020? Ma assolutamente sì, adesso lunedì abbiamo un consiglio che sarà forse il consiglio di chiusura del nostro mandato, poi dovremo ovviamente aspettare il 23 di giugno quando saremo riconfermati per comunque prendere delle decisioni in consiglio. Noi nel frattempo logicamente possiamo comunque andare avanti e pensare al nuovo carnevale. Questa gestione, sì, se possiamo tracciare una definizione, questo primo mandato come lo giudica dal suo punto di vista? Ma diciamo che è stato, i primi due anni soprattutto sono stati faticosissimi a livello emotivo, a livello psicologico, perché comunque come avete visto ci è capitato tutto, abbiamo avuto soprattutto il primo anno tutti contro e quindi siamo veramente andati dritti verso la meta da soli. Negli ultimi mesi l'ultimo carnevale finalmente ci ha dato ragione a livello economico, a livello di interesse del pubblico, a livello di manifestazione, di qualità della manifestazione che è tanto cresciuta, quindi di questo sono molto contenta. Ecco, quindi è per questo che abbiamo tenuto a cambiare il modus operandi delle votazioni che fino a oggi, a ieri, era di uso, perché abbiamo capito che se per 50 anni in carnevalesca si davano le coltellate non era corretto questo e quindi abbiamo cercato di trovare un modo di votazione che creasse un gruppo in dirigenza più sereno. Poi se dopo tre anni i cittadini non apprezzano quello che si è fatto, si cambia, non c'è nessun problema, questa è la democrazia. E adesso invece andiamo nella galleria del centro commerciale Fano Center, perché la degustazione ospiterà una serie di eventi centrati sulla qualità del cibo offerto e delle eccellenze territoriali. La degustazione all'interno del centro commerciale Fano Center
ha inaugurato a ottobre del 2017, ma non è solo un luogo dove fermarsi per una veloce pausa pranzo di lavoro o per fare gli acquisti. La degustazione è, con la sua innovativa proposta, un vero polo del food di qualità, un concentrato di eccellenze territoriali, diversità di proposte che soddisfano ogni esigenza della clientela con una maniacale attenzione all'alta qualità delle materie prime. La degustazione di Fano nasce dall'intuizione di chi desiderava trovare, anche all'interno di un centro commerciale, una proposta ristorativa di alta fascia. Il cibo come magnete, il cibo come cultura all'interno di un centro commerciale non si era mai visto. E per questa ragione abbiamo studiato questo layout che riprende un po' una stazione ferroviaria anni 20 per condurre i nostri clienti in un emozionale viaggio culinario attraverso appunto il sapore e il gusto. La degustazione non è solo colazione, non è solo pranzo, non è cena o aperitivi. Degustazione è cibo a tutte le ore, per parlare e fare cultura attraverso il cibo. La degustazione offre la possibilità a famiglie ed amici di poter passare una serata in compagnia, senza però che nessuno sacrifichi i propri desideri alimentari, attraverso le 11 proposte e stando anche tutti quanti insieme. Ora si vuole creare anche il giusto contenitore di eventi per far sì che la sera sia il giusto momento per fare un viaggio all'interno dei sapori e delle eccellenze del territorio. Questo a partire da giovedì 9 maggio con i produttori del Bianchello del Metauro. Partirà la rassegna Bianchello d'autore, da maggio abbiamo 3 tappe, poi ci sarà anche il corso di birra in collaborazione con Renton e Slow Food. E poi andremo a toccare anche altri prodotti di qualità del territorio, così come il tartufo, l'olio di cartoceto, la casciotta d'Urbino e tante altre tappe legate al nostro territorio. Ed ora una curiosità. Questa mattina alcuni automobilisti ci hanno segnalato al centro di una delle rotatorie dell'interquartiere di Fano, esattamente in quella di Via Fanella, un peluche di una nota serie cinematografica, mentre un altro è stato trovato attaccato ad una barriera fonoassorbente di Via Aldo Moro. La foto naturalmente ha fatto il giro dei social, provocando curiosità, ilarità e anche qualche apprezzamento, visto che al momento quelle rotatorie sono senza piante, senza fiori, insomma praticamente un po' spente. E quindi ecco, questa è l'immagine di questo pupazzo Minion lungo l'interquartiere. Adesso invece andiamo a Fossombrone, perché a Fossombrone oggi c'è stata una vincita milionaria. Una persona ha comprato un gratta e vinci spendendo 20 euro ed è tornata a casa con una vincita record di 5 milioni di euro. Vincita record questa mattina a Fossombrone. 5 milioni di euro, la massima vincita possibile con questo tipo di gioco, con un solo gratta e vinci da 20 euro acquistato nella tabaccheria del corso dei fratelli Pierpaoli di Corso Garibaldi. Raggianti naturalmente per la vincita, i titolari della tabaccheria, testimoni involontari di questo colpo di fortuna. Al fortunato avventore della ricevitoria infatti sono bastati pochi secondi, giusto quelli necessari a grattare le caselle con la monetina per dare una bella svolta alla propria vita. Il tutto sotto gli occhi di uno dei due titolari che aveva venduto poco prima il grattino al cliente, a cui una volta appurata la validità della vincita non è restato altro che congratularsi con il vincitore. Non ce l'aspettavamo, cioè uno ci spera sempre, cioè lavorativamente parlando, professionalmente parlando, però cioè, quando arriva si arriva, non ci pensi, quindi cioè, boom. Reazioni, cosa ha detto? La reazione, il tipo maschio o femmina che sia, è rimasto impassibile, cioè come se mi ha detto guarda, mi sa che ho vinto parecchio, controlla. Io ho guardato il biglietto e ho detto mi sa anche a me. Poi abbiamo guardato sto biglietto per qualche minuto per renderci conto di non aver preso un abbaglio
e c'erano 5 milioni di euro, gli ho dato la mano, gli ho fatto i complimenti, speriamo che si ricordi di noi. Ma al di là di questa vincita record come valore assoluto, Fossombrone non è nuova a questi exploit della dea bendata. Fossombrone ha fatto nella storia un 5 più 1 al Superenalotto in una ricevitoria, più vari biglietti da 70.000, 100.000, quindi cose... Noi ancora fino a sopra i 20.000 euro non eravamo mai andati, quindi ci siamo tenuti caldi per il finale. Abbiamo fatto il botto alla fine. Bene, adesso invece lasciamo lo spazio agli altri programmi. Il telegiornale finisce qui, tra poco c'è Guarda chi c'è e poi un approfondimento con la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle di Fano, Marta Ruggeri. È tutto, l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa. Arrivederci.